Da lunedì prossimo 80 pazienti Covid saranno trasferiti dagli ospedali pubblici campani nel nosocomio Santa Maria della Pietà di Casoria, dei frati Camigliani. È uno degli esempi messi in campo dalla regione per far fronte alla drammatica situazione di crescita del coronavirus, la collaborazione pubblico-privato. A marzo scorso i Camigliani si erano offerti per dare una mano. Appello al presidente della regione campana Vincenzo De Luca. E ora l'aiuto serve perché la Campania è stata oggi per la seconda volta consecutiva la regione con il più alto numero di contagi d'Italia, ben 3.186 dopo la Lombardia. Ecco, la Campania è un territorio con una alta densità di popolazione e questo ha favorito il numero così grande di persone contagiate. La Regione Campania ha chiesto a tutti gli ospedali di abilitare i letti per malati di Covid e garantire le urgenze e garantire le cure oncologiche, sia mediche che chirurgiche. Sono 161 su 227 i posti in terapia intensiva occupati e 1.385 i malati Covid attualmente ricoverati su 1.500 posti disponibili, 20 le vittime. Per far fronte alla situazione, i Camigliani lanciano anche un appello. Un appello che facciamo è intanto al senso di responsabilità in questo momento per evitare che i contagi si possano diffondere ancora di più e anche se la provvidenza ci può donare dei ventilatori polmonari portatili.